Tonight we are having roast alla persichilli. Tele Corriere, ultimi della sera. Buonasera a tutti i telespettatori e buon anno. Questa sera edizione speciale del Tele Corriere, che vuole riproporre alla vostra attenzione gli avvenimenti più importanti dell'anno appena terminato. Il 1981 ha riproposto all'attenzione mondiale temi che già avevano caratterizzato il 1980 e gli anni 70 in generale. Buonasera, oggi 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Come di consueto, il Telecorriere vi presenterà un riassunto di tutte le notizie più importanti del 1984. Prima di ridare la parola ai nostri ospiti, vorrei dare ancora qualche aggiornamento. A Wilson Heights, Monty Quinter del Partito Liberale ha battuto David Rothenberg, ministro del governo Miller. È stato sconfitto anche un altro ministro, Kit Norton, che è ministro della pubblica istruzione della nostra provincia. Tele Corriere, ultima edizione. Buonasera, questi titoli principali del Telecorriere. Ospite quest'oggi del nostro programma è il Presidente del Consiglio italiano, l'Onorevole Giulio Andreotti. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio di avermi dato questa opportunità di parlare ancora con lei. Fra qualche giorno il Presidente della Repubblica italiana compirà una visita ufficiale in Canada. In questa occasione ha concesso alla nostra stazione televisiva, alla MTV Canale 47, una intervista esclusiva. Signor Presidente, perché questa visita in Canada? Le possibilità di raggiungere dei grossi successi qui a Venezia comunque non sono molte, in quanto vi sono delle situazioni interne nei singoli paesi che chiaramente tengono preoccupati i vari leaders. Something in specific to our people. Well, Angelo, I just want to tell you how very grateful I am to be here to chat tonight. I hope that we get to know each other better over the next few years. I'm going to work very hard to expand this party, to open it up to people from all walks of life and to earn their trust and to earn their faith. Queste immagini risalgono al 1984. Turner, come si vede, era decisamente arrugginito. La sua prima intervista risale al 1984, quindi nel 1985, nell'87 e di nuovo nei nostri studi per rispondere a domande sul multiculturalismo. If I must be bilingual if I want a government job, there is anything that forces me to be multicultural if I want a government job. I don't think there's any no one is forcing anyone here or in Regina or elsewhere to be bilingual tomorrow. It's very hard to understand how Quebec can be distinct from what? Well, Quebec's distinctiveness is just a fact of history. I could be distinct too. So am I. So why they have to be protected in a special way? Well, because the protection is not a negative force. Si parla anche di separazione, vero questa? Ci sono, è un po' come un'epidemia, un po' come le stagioni, queste cose arrivano e poi passano. Sono pettegolezzi e io non faccio caso a questi pettegolezzi, veramente non mi rendono neanche più nervosa perché io sono soltanto io. Le nostre telecamere hanno ripreso in questi 10 anni cantanti ed attori come Sofia Loren. Dopo Caruso hanno detto l'Italia ha avuto lei, cosa ne pensa? Io lascerei Caruso da solo perché Caruso è il più grande di tutti i tempi e lo sarà per sempre. Quelli che si paragonano a Caruso, credono di essere Caruso, sono degli illusi. Gli italiani in Italia e gli italiani all'estero, qual è la percezione? C'è ancora quella solita percezione dell'emigrato oppure si sta realizzando questa nuova realtà di non è l'emigrato all'estero, è anche un po' di Italia che sta all'estero? Ma io lo dico spesso ai giornalisti in Italia che se vuoi trovare l'italiano con inalterate certe tradizioni e certe emozioni devi andare all'estero, quindi per me il fatto è un grandissimo complimento quando parlo dell'italiano all'estero perché voi avete ancora certi valori che in Italia sono scomparsi. Da parte mia degli ospiti, grazie per l'ascolto, buonasera, buon proseguimento di trasmissione.